Federico Agostinelli, dopo il primo mandato quale sindaco di Campli, si ricandida alla guida della città. Un nuovo traguardo probabilmente da raggiungere. Assolutamente, è una nuova avventura che abbiamo iniziato proprio nei giorni scorsi insieme a tutta la mia squadra amministrativa, tanti volti nuovi, tante conferme per continuare un progetto che ha visto Campli migliorare molto, avere una visibilità turistica e mediatica sicuramente senza precedenti e per completare quel percorso che vedrà Campli fra 5 anni con ancora più scuole, vedrà Campli sicuramente migliorata ancora di più da un punto di vista della ricostruzione del proprio territorio, delle proprie strutture abitative, vedrà insomma proseguire e completare un percorso che ho iniziato 10 anni fa quando mi candidai, vinsi le elezioni con Piero Quaresimale sindaco e poi 5 anni fa quando sono diventato sindaco del comune di Campli, ho avuto l'onore e il piacere di guidare in questi ultimi 5 anni. Dall'altra parte si candida Fabiana Mariani con una lista civica a forte espressione del centro-sinistra. Sì, sono qui in rappresentanza della mia lista, sono la capolista, ho una forte passione per la politica e ho deciso di scendere in campo per dare un contributo a questa terra. Quali sono le prime problematiche da affrontare a Campli? Le problematiche sono tante, prima tra tutte è lo spopolamento e riportare secondo me al centro delle questioni comunali i cittadini che voglio che siano protagonisti della cosa pubblica. C'è il problema della ricostruzione privata e pubblica, c'è il polo scolastico, ha una forte ferita ancora aperta che non vede ancora la realizzazione e lo scavo, addirittura non vede nemmeno lo scavo e l'inizio dei lavori, c'è la frana di Castelnuovo, ci sono diverse questioni nelle frazioni, Sant'Onofrio è un'altra questione aperta per quanto riguarda il senso unico che va regolarizzato, ci sono tante questioni che non vediamo l'ora di affrontare con la nostra professionalità, perché ci tengo sempre a precisare che la nostra lista è piena di competenze e professionalità. Ogni candidato è stato scelto in base al proprio, diciamo, curriculum e sono sicura che porteranno sicuramente un valore aggiunto per questa terra.